Amici di Telebruzzano, ben arrivati al nostro servizio. Ci troviamo appunto a Bruzzano Zeffirio, presso il comune di Bruzzano, perché oggi si sottoscriverà il protocollo d'intesa tra la prefettura di Reggio Calabria, l'arma dei carabinieri. Amici di Telebruzzano, ben arrivati al nostro servizio. Ci troviamo appunto a Bruzzano Zeffirio, presso il comune di Bruzzano, perché oggi si sottoscriverà il protocollo d'intesa tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'Arma dei Carabinieri, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Calabria e Sicilia e l'Agenzia del Demanio. Tutto questo per costruire 13 caserme dei carabinieri nei comuni di Seminara, Oppido Mammertina, Bruzzano Zeffirio, Cosoleto, Palizzi Marina, Saline di Montebello Ionico, Gerace, Santa Eufemia d'Aspromonte, Molocchio, Samo, Santa Cristina d'Aspromonte, Rosario Valanini e Melicucco. Rimanete con noi, con i tantissimi ospiti di questo appuntamento. Bene, allora iniziamo da Telebruzzano per questo servizio speciale oggi a Bruzzano Zeffirio, appunto al Comune, per questo protocollo d'intesa. E siamo onoratissimi di ospitare con noi il dottor Walter Scerbo, sindaco di Palizzi. Grazie per essere con noi. Quindi lo Stato sempre più presente sulla Locride. Questa di oggi penso che sia una giornata molto importante, non solo per la Locride, ma penso per tutto quello che è il sistema della sicurezza in Italia. Il fatto che noi sindaci, attraverso un atto formale di cessione di immobili, conferiamo al Ministero degli Interni e quindi all'Arma dei Carabinieri la possibilità di realizzare queste caserme, che sono logisticamente talmente importanti sia per la sicurezza sia per la tranquillità di tutti i cittadini onesti che vogliono dormire sonni tranquilli, sia un momento, appunto, come dicevo all'inizio, molto importante, che oggi segna veramente l'avvio di un'attività che penso nel breve porterà alla realizzazione di queste caserme, e tra cui quella di Palizzi Marina, che ormai da 4 anni non c'è più ed è ripiegata a Bova Marina, e anche se in via del tutto transeunta gli abbiamo dato una stanza presso l'edificio comunale, ma che chiaramente non è sufficiente ad accogliere tutta quella, la logistica e le attività dell'Arma dei Carabinieri. Quindi Palizzi Marina fa parte pure di questo protocollo che verrà appunto sottoscritto quest'oggi a Bruzzano Zeffirio per la costruzione di questa caserma. La sua amministrazione ha portato un'aria nuova a Palizzi e siamo contentissimi per questo, perché è un paese in grande forza di ripresa. Sì, ora a fine maggio, anzi questi giorni, saranno i 3 anni dell'amministrazione, e che mi premurerò di fare un resoconto di questi appunto 3 anni di attività, che sono state anche di molto chiaro, di qualche scuro, non di meno che la vicenda brutta ancora in via di definizione dell'ex ragioniere dell'ammanco alle casse comunali, che grande ambasce ci ha procurato non solo sul piano finanziario ma anche degli adempimenti, una miriade di adempimenti non effettuati e che chiaramente si sono poi riversati in un sol colpo sull'amministrazione comunale, e quindi creando difficoltà anche di tipo amministrativo gestionale. L'ultimo è la difficoltà di pagare lo stipendio di quest'ultimo mese, perché chiaramente un ammanco che si può girare tranquillamente intorno ai 400.000 euro in un comune come Palizzi, ma qualsiasi comune ritengo della nostra zona, sia una sottrazione di risorse così ingenti che poteva mettere in ginocchio chiunque. Noi comunque abbiamo resistito, abbiamo portato avanti con determinazione un'attività di riaccertamento e di responsabilità di chi ha provocato tutto ciò. Il quadro è ben chiaro, già al prossimo consiglio, che sarà il 29 di maggio, per il rendiconto 2016.
sarà un momento cruciale dove daremo i numeri e le responsabilità. Dottor Cerbo, so che lei è molto attento al mondo giovanile, ha dato una spinta proprio di traino ai giovani di Palizzi. Lei che cosa si augura per la sua comunità, soprattutto diciamo, per i giovani che vivono a Palizzi? Guardi, Palizzi, come tutti i comuni nostri, scontano sicuramente quello che è la piaga più grande dello spopolamento e l'abbandono delle nostre comunità appunto per mancanza di lavoro, mancanza di collocazione. Noi stiamo mettendo in essere una serie di politiche che sono tese a riaffermare che Palizzi e i territori interni possono dare sfogo, possono dare possibilità di occupazione e noi siamo fortemente concentrati su quella che è la viticoltura. A giorni sarà inaugurato il laboratorio del vino che diventerà l'elemento centrale, il focus dentro cui ruoterà l'intera attività di sviluppo rurale della nostra comunità e appunto a Palizzi, Palizzi Centro, perché è da lì che parte, da lì che si incentra e si incastona questa attività che diventa l'elemento, secondo noi, utile e propedeutico affinché la gente, specialmente i giovani, possano avere motivo per rimanere nelle nostre aree interne. Dottor Cerbo, grazie per essere stato con noi, un grande in bocca al lupo per la sua amministrazione e per il futuro, grazie veramente, grazie. Bene, noi continuiamo sempre da Telebruzzano, vi ricordiamo siamo in Piazza Municipio, perché ci sarà firma per il protocollo d'intesa, o meglio ripetiamo, presso il Palazzo Comunale appunto dove ci troviamo di Bruzzano Zeffirio, la Prefettura di Reggio Calabria firmerà insieme all'Arma dei Carabinieri, al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Calabria e Sicilia, all'Agenzia del Demanio, quindi la costruzione, attenzione, di 13 caserme dei Carabinieri nei comuni, di questi sono i comuni dove appunto verranno costruite queste caserme, per chi si fosse sintonizzato con noi adesso su Telebruzzano, magari non sa di cosa parla il servizio, allora siamo qua perché verranno costruite 13 caserme in questi comuni. I comuni sono appunto Seminara, Oppido Mammertina, Bruzzano Zeffirio, dove ci troviamo, Cosoleto, Palizzi Marina, Saline di Montebello Ionico, Gerace, Santa Eufemia d'Aspromonte, Molocchio, Samo, Santa Cristina d'Aspromonte, Rosario Valanini e Melicucco. Quindi noi continuiamo sempre il nostro servizio da Telebruzzano con i prossimi ospiti che giungono appunto qua a Bruzzano Zeffirio. E nel nostro viaggio qua a Bruzzano Zeffirio incontriamo il sindaco di Bruzzano, il dottor Francesco Cuzzola, grazie per essere con noi. Un avvenimento importantissimo quest'oggi a Bruzzano, questo protocollo d'intesa tra la prefettura e tanti enti per sottoscrivere appunto il protocollo e la costruzione di queste 13 caserme dislocate un po' sulla Locride e non solo. Quindi lo Stato sempre più presente nella lotta alla criminalità. Sì, è così. Io sono fiero ed orgoglioso per la presenza a Bruzzano oggi del Ministro e quindi del Governo che andrà a firmare, come diceva lei, il protocollo d'intesa tra Governo ed Arma dei Carabinieri per la costruzione di 13 caserme in altrettanti paesi aspromontani. Quindi oggi è una giornata di festa e ritengo questa cerimonia sarà una cerimonia storica per il mio paese. Quindi il ministro Marco Minniti, ministro degli interni, che arriva a Bruzzano Zeffirio, è un segno forte per la Locride. Certo, è un segno forte per la Locride e per tutta la Calabria. Io ripeto ancora una volta, sono veramente contento, soddisfatto, orgoglioso per la presenza e per la scelta del comune di Bruzzano per la firma di questo protocollo. Dobbiamo fare comunque complimenti e un plauso alle forze dell'ordine che in queste ultime ore hanno effettuato appunto arresti importantissimi qua sulla Locride, quindi lo Stato che dà una risposta chiara e netta alla criminalità organizzata. Lei, dottor Cuzzola, cosa si augura per il futuro, per la sua comunità, per i giovani, per la legalità? Io mi auguro che sia sempre presente le forze dell'ordine, che siano sempre presenti a difesa della sicurezza del cittadino, a difesa della legalità e nello stesso tempo a contrastare la mafia e tutte le criminalità organizzate. Bene, quindi verrà costruita anche a Bruzzano questa caserma. Già ne abbiamo una esistente, quindi ce ne sarà un'altra, la nuova. La nuova caserma, questa esistente, non è dell'Arma. La caserma che sarà costruita sarà una caserma di proprietà dell'Arma, perché il Comune di Bruzzano ha concesso in comodato d'uso un immobile per 99 anni. Bene, dottore, io la ringrazio.
veramente complimenti, perché la sua amministrazione dà sempre un cenno molto importante, delle risposte molto importanti alla comunità. Grazie dottor Cuzzolo e complimenti ancora. Grazie a voi. Grazie. Bene, allora noi proseguiamo sempre da Bruzzano Zeffirio in presa diretta. Ringrazio i nostri operatori di ripresa, Vincenzo Morello, Mary Cozzucoli e naturalmente Francesco Condello. Noi continueremo, stiamo parlando appunto di questo protocollo d'intesa, siamo in attesa dell'arrivo del ministro degli interni Marco Minniti, che farà visita appunto a Bruzzano Zeffirio insieme al comandante generale dell'arma dei carabinieri Tullio Del Sette, quindi poi li incontreremo durante questo servizio. Quindi la Locride che risponde con la costruzione di 13 nuove caserme per l'arma dei carabinieri, un qualcosa di molto forte, una risposta molto forte sulla Locride alla criminalità. Ancora noi facciamo i complimenti naturalmente all'arma dei carabinieri, ma non solo, a tutte le forze dell'ordine che in questi ultimi giorni hanno effettuato naturalmente la cattura di noti latitanti, come avete seguito dai diversi TG. Questa è la risposta appunto dello Stato in una terra dove spesso anche i mezzi di comunicazione dicono che lo Stato sia assente. A noi non sembra così. A tra poco. Bene, continuiamo con il dottor Giovanni Piccolo, che è il sindaco di Seminara, dove verrà costruita anche questa caserma grazie a questo protocollo che si firmerà questa sera col ministro Minniti qua a Bruzzano Zeffirio. Allora sindaco, ci racconti questa esperienza, questa lotta, insomma, lo Stato presente anche a Seminara. Ma lo Stato, proprio perché è stato presente ovunque, noi avevamo l'esigenza di dare, come dire, un posto di accoglienza agli operatori, diciamo, che sono sul territorio di polizia giudiziaria, dei carabinieri nel caso specifico, visto il notevole lavoro e la notevole mole, diciamo, che viene svolta, quindi siamo andati incontro alle esigenze specifiche prima di tutto della cittadinanza del territorio, ma poi anche degli operanti, cercando di metterli in condizione idonee per poter operare e rendere al meglio rispetto a quella che è la loro missione. Quindi la nostra presenza qua oggi sancisce, come dire, tutti quanti assieme, noi sindaci da un lato, le forze dell'ordine, il governo, tutti Stato assieme, la volontà di proseguire tutti sulla stessa strada per confermare la legalità. Dottor Piccolo, le voglio chiedere un messaggio particolare anche a chi ci segue, al mondo giovanile della sua comunità di Seminara. Ma i giovani, i giovani sono il futuro, noi stiamo tracciando, come dire, una via sperando che possa essere da loro migliorata, ecco, noi con tutti i nostri sacrifici quotidiani, con il nostro impegno, con la nostra dedizione giornaliera, stiamo cercando di rendere, diciamo, migliore il loro futuro. Poi è normale che ognuno è padrone del proprio destino, quindi l'invito che mi sento oggi di rivolgere ai giovani è quello, come dire, di non sprecare questa grandissima opportunità di rimanere in questa terra, di cercare di controvertire quelle che sono le tendenze che ad oggi molte volte impediscono agli stessi di rimanere qua, cercando di creare impresa, di creare un circolo, diciamo, virtuoso che possa consentire a tutta la provincia di Reggio Calabria di rinascere e di svolgere sempre un ruolo prioritario nell'intera Calabria, nell'intero Mezzogiorno. Dottore, questa trasmissione andrà a livello nazionale, se lei vuole aggiungere qualcosa, magari un motivo trainante ancora per il Sud, per farlo sapere un po' dappertutto. Ah, il Sud è una terra bellissima, forse detto da noi può sembrare strumentale perché noi ci viviamo, ma noi siamo innamorati di questa terra, stiamo dando tutto per questa terra, quindi penso che chi la conosce sicuramente può confermare quello che sto dicendo, chi non la conosce invece posso solo invitarlo a visitare i nostri luoghi, a visitare le nostre bellezze, la nostra storia, la nostra arte, la nostra cultura, ma soprattutto a conoscere i calabresi che hanno un cuore immenso e una bontà infinita. Grazie al dottor Giovanni Piccolo, sindaco di Seminara, grazie. Grazie. Grazie a voi. Bene, allora noi continuiamo sempre da Bruzzano Zeffirio, da Piazza Municipio, e siamo insieme al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. Grazie per essere con noi, sindaco, quindi una giornata importante oggi sulla Locride. È una giornata importante, in qualche modo anche una giornata di festa. Venendo qui ho visto che la città e i cittadini si sono preparati al meglio per accogliere questo momento che vede confermata la presenza fisica dello Stato sui nostri territori, sulla Locride in generale, nella città metropolitana, attraverso ulteriori atti, fatti e gesti concreti come quello della presenza di 13 nuove caserme sul territorio, che sono un presidio di legalità ma sono anche un presidio di sicurezza per i cittadini, e questo è un ulteriore
momento attraverso il quale si infonde fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini. Più i cittadini vedono le istituzioni vicine e lo vedono non soltanto attraverso proclami, attraverso parole, ma lo vedono attraverso fatti concreti, più la fiducia in quello che le istituzioni fanno sarà accresciuta. E naturalmente questo è quello che si dovrà fare non soltanto attraverso quello che è l'attività delle articolazioni nazionali della politica, ma anche attraverso quello che dovrà fare la neonata città metropolitana, che è un ente di programmazione. Per programmazione intendiamo la pianificazione strategica del territorio, intendiamo la valorizzazione delle nostre bellezze storiche, artistiche e culturali, naturalmente intendiamo l'affermazione dei principi di legalità e di trasparenza e la presa di posizione su tutte le situazioni e le attività che invece vanno contro l'affermazione di questi principi, che dalle nostre parti non è mai banale. Dottore, lei cosa si augura per la nostra, la sua Reggio Calabria, per la Calabria, per la Locride? Mi auguro di continuare su questo percorso. Si sta affermando una nuova classe dirigente, una nuova classe di sindaci che godono della fiducia dei cittadini, una nuova classe di sindaci che è sganciata sempre di più da logiche che purtroppo hanno fatto il male di questa terra per tanti anni e che hanno consegnato il nostro territorio a un stato di arretratezza e di gap rispetto alle altre città che è da recuperare. Però il fatto che questa sia oggi città metropolitana ci consente di avere tutta una serie di strumenti economici, finanziari, ma soprattutto culturali per poter avviare un percorso diverso in tutta la città metropolitana. Sono 97 comuni che per tanti anni non hanno dialogato tra di loro. Compito della città metropolitana sarà quello di costruire una comunità che si senta tale da Monasterace a Rosarno. Dottore, la ringrazio, grazie veramente, in bocca al lupo per tutto quello che la riguarda. Ringraziamo il dottor Giuseppe Falcomatà, sindaco di Reggio Calabria, e noi da Telebruzzano continuiamo. Noi siamo onoratissimi di averla con noi, il professore, l'ingegner Donato Carleo, che è direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e naturalmente anche per quanto riguarda l'infrastruttura e i trasporti per la Sicilia e Calabria, ecco. Per le due regioni Sicilia e Calabria. Dottore, quindi una risposta molto forte dello Stato qua sulla Locride. È proprio questa, quello che stiamo facendo. Il Ministero delle Infrastrutture ha assegnato 15 milioni di euro per la realizzazione di queste, erano 11, adesso ne abbiamo altre due, diciamo, perciò sono 13, ma sono in realtà 11 più 2, perché le prime 11 sono leggermente avanti nel programma di fattibilità, nello studio di fattibilità. Abbiamo già alcuni progetti che sono pronti per essere posti a base d'appalto. Dottore, quindi come dicevo, una risposta importante dello Stato affinché venga debellata la criminalità al Sud. Sì, è una delle risposte questa che si deve... Che è necessario dare, e questo è un bellissimo segnale sicuramente. Già in Calabria qualche giorno fa il provveditorato alle opere pubbliche ha contribuito a dare quel bel segnale di quel recupero a San Luca del campo di calcio, e nel giro di veramente di pochissime settimane, neanche 3 settimane, abbiamo realizzato quell'opera. Ma anche questo che per dare ancora una volta, ma non spetta a me dire queste cose, ma agli altri, simbolicamente un bellissimo segnale che poi si deve concretizzare. Quindi, dottore, il Sud, la Calabria, la Sicilia ce la faranno? Io sono un ottimista per natura, non è che si possa fare il miracolo in pochi giorni, ci vuole un cambio culturale e poi ci vogliono le opere che siano ad esempio e danno il segnale preciso di quello che vuol dire che lo Stato è presente con fatti concreti e non con parole. Come vede lei oggi recepire il messaggio dei giovani attraverso quello che lo Stato sta facendo? I giovani adesso, ripeto, io sono un tecnico così, però vivo con la gente, poi sono un docente universitario e vivo in mezzo alla gente. Abbiamo nelle nostre università ragazzi e ragazze di grandissime capacità. È un peccato vederli uscire dalle università e spiazzati nel
nell'inserimento nel mondo del lavoro. Io sostengo da anni che i giovani devono avere delle corsie privilegiate nell'entrare nel mondo del lavoro. Dottore, vorrei che lei ci lasciasse in questo servizio con un messaggio particolare per tutti coloro che ci seguono dal Sud Italia, ma non solo, perché attraverso lo streaming la nostra televisione è vista un po' in tutto il mondo. Un messaggio che parte appunto da Bruzzano Zeffirio. Che tutti insieme ce la possiamo fare e ce la faremo. Grazie, la ringrazio dottore. Grazie al dottor ingegner Donato Carleo, grazie. E noi stiamo attendendo appunto il ministro degli interni Marco Minniti, che arriverà tra pochissimo qua a Bruzzano Zeffirio per la firma di questo protocollo di intesa. Vi ricordo, presso il Palazzo Comunale di Bruzzano Zeffirio si sottoscriverà il protocollo di intesa tra la Prefettura di Reggio Calabria, l'Arma dei Carabinieri, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Calabria e Sicilia e l'Agenzia del Demanio. Quindi verranno costruite 13 caserme dei Carabinieri nei comuni di Seminara, Oppido Mammertina, Bruzzano Zeffirio, Cosoleto, Palizzi Marina, Saline di Montebello Ionico, Gerace, Santa Eufemia d'Aspromonte, Molocchio, Samo, Santa Cristina d'Aspromonte, Rosario Vallaniri e Melicucco. Quindi tra pochissimo l'arrivo del ministro Marco Minniti, appunto ministro degli interni del governo Gentiloni. Ed ecco l'arrivo a Bruzzano Zeffirio del ministro degli interni Marco Minniti. Eccolo qua. Come vedete dalle nostre immagini di Vincenzo Morelli, ministro Marco Minniti è arrivato a Bruzzano Zeffirio per la firma di questo protocollo per la costruzione di queste 13 caserme per l'Arma dei Carabinieri. Saluto con il vescovo Oliva, ecco il ministro, vediamo se possiamo avvicinarlo, mi sa che è un po' difficile, ma ci concederà sicuramente un minuto. Vediamo se, ecco un attimo, mi sa che sia difficile comunque. Ecco l'entrata del ministro degli interni Marco Minniti presso il comune di Bruzzano Zeffirio. Per l'impegno profuso al fine di attuare questa lieta e certamente per noi cittadini di questo paese storica cerimonia, durante la quale fra poco verrà sottoscritto un protocollo d'intesa tra governo ed Arma dei Carabinieri per la costruzione di 13 caserme in altrettanti paesi aspromontani e regini. Noto con grande piacere e soddisfazione che i cittadini di questo centro, paesi or sono, a testimoniare con orgoglio la vicinanza ai valori dell'Arma benemerita dei Carabinieri. Come 6 mesi or sono, dicevo, quando con una cerimonia intensamente partecipata veniva consegnata dal sottoscritto una pergamena simbolicamente rappresentante la cittadinanza onoraria all'Arma dei Carabinieri, stazione di Bruzzano Zeffirio, conferita con atto deliberativo del Consiglio Comunale numero 33 del 4/10/2016, giorni 31 ottobre
1 novembre 2015. Volgo al termine ringraziando tutti i partecipanti, autorità civili, militari e religiosi e tutti i presenti, con l'augurio, anzi sicuro, che sia Bruzzano che gli altri 13 paesi aspromontani avranno in breve la nuova caserma dei carabinieri, perché è molto importante la presenza dell'arma benemerita nel nostro territorio, in quanto essa rappresenta un baluardo a difesa della sicurezza del cittadino, a difesa della legalità e principalmente esercita un'azione di contrasto nei confronti della mafia e della criminalità organizzata. Grazie signor Ministro, grazie Comandante Generale dell'Arma, grazie signor Presidente. So che sarete sempre presenti per l'Olimpia di territorio, non è altro, e soprattutto di prevenire con il e oggi noi stiamo scrivendo una campagna per la realizzazione di sistemi di sicurezza integrati in tutta la zona aspromontana. Tanti, uno qui in Calabria, l'altro un albanese che pensava ormai di essere riuscito a vantare quelle manutenzioni per continuare a poterle utilizzare. Ecco, questo è nato, se mi consentite molto brevemente, subito dopo la cattura di un grosso latitante che richiamò l'attenzione fortissima sull'attività che si stava svolgendo in Calabria, in questa provincia in particolare, e sui cacciatori da Spromonte, cacciatori di Calabria. La cattura di Pazzavari, questo importantissimo latitante. Verso la scala gerarchica, l'appoggio, la condivisione del prefetto di Reggio Calabria, tornato a Roma, sono andato a rappresentare direttamente al governo allora questa situazione e il timore che in qualche modo noi dovessimo essere costretti ad arretrare in queste aree. È stata immediata la risposta e questo ha consentito di arrivare in brevissimo tempo, grazie anche alla disponibilità delle comunità locali, dei sindaci, perché ci hanno concesso i terreni, ovvero edifici da ristrutturare attraverso il finanziamento che il governo ha dato, questo finanziamento triennale, per poter realizzare caserme demaniali dello Stato. Vedono che forze di polizia e Stato, cioè riprendono fisicamente il controllo del pubblico. Non mi sembra una cosa banale, ma nel contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie, il controllo del territorio e saturare in alcun momento il territorio è un elemento indispensabile per riaffermare la sovranità dello Stato. L'ho fatta molto lunga, esattamente. Oggi noi diamo un segno di vostra fiducia, diamo un segno di riconoscimento alle popolazioni della sovranità. Riconoscimento alle popolazioni della scuola. Popolazioni che hanno dato tantissimo alla carte, hanno dato tantissimo all'Italia. E il fatto che oggi lo Stato dimostri la sua vicinanza a queste popolazioni, a queste donne, uomini, bambini calabresi, non è molto male. Noi la lotta contro la mafia la vinceremo se saremo capaci di mettere in campo attività investigative, che Dio sa quando si sta lavorando in questo campo, ed è per questo che io veramente ringrazio di più ancora la magistratura regina, la magistratura calabrese. State facendo un lavoro straordinario e noi vi siamo grati per questo. C'è bisogno di un'attività di controllo del territorio, l'abbiamo già parlato, ed è per questo che ringrazio di più ancora le forze di polizia per quello che stanno facendo e in questo caso specifico la comunità. E tuttavia noi la partita vera la vinceremo se conquisteremo i cuori dei calabresi. E quello che stiamo facendo oggi qua, quello che è avvenuto fuori, è un segnale di timore dei calabresi. Lo so che in questo caso c'è quasi un conflitto di interessi, nel senso che se io calabrese parlo bene dei calabresi, però consentitemi di fare un concetto di Stato.
se ci può essere gli stati, un calabrese, poi il rapporto è un rapporto molto forte. Guardate, vi racconto un piccolo episodio che è simpatico, sempre così per capirci. Ad un certo punto sono venuti in Italia nei mesi scorsi tre tribù molto importanti del sud della Libia, per firmare un accordo di pace tra di loro. Erano stati in guerra per molti anni e hanno firmato un accordo di pace. E l'hanno voluto firmare in Italia. E in questo caso l'hanno firmato al Ministero dell'Interno, come presente. Le tribù erano solo i Tuareg, i tribù di Soleiman, oltre al fatto che quando il prefetto Marcone, che è il mio capo di capienza, li ha visti, diceva per fortuna che non è un carnevale, perché essendo venuti i siti di Vaccio con i costumi, dopo no, che ci città ci rendesse che qualcuno pensasse che sono organizzato a combinare una festa in maschera. E invece non era una festa in maschera, era ovviamente molto importante, perché queste tre tribù sono storicamente i guardiani del deserto. E sono quelli che sono in grado di sigillare o di aprire il confine sud della Libia. Il confine sud della Libia, il Sahara, è il confine sud dell'Europa. Se quel confine viene sigillato è un bene per l'Europa, se quel confine resta aperto non è un bene per l'Europa. E tuttavia abbiamo discusso con loro, loro hanno discusso molto tra di loro, erano molto impegnati in questa discussione. A un certo punto, all'ultimo, bisognava firmare questo documento di pace. C'erano alcune cose che non riuscivano a trovare un accordo tra di loro. Ad un certo punto mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, ministro, vai tu, perché se tu vai là ti assicuro che li metti da mano. Io sono andato a parlare, insomma, in tutti i libri che c'erano i capi delle tribù, c'era il sultano, perché in realtà uno si chiama sultano, e c'erano tutti questi. In alcuni casi una delle tribù non parlava un particolare dialetto arabo, nemmeno l'arabo. Noi avevamo un interprete che traduceva dal dialetto all'arabo, poi dall'arabo in italiano e in inglese, cioè era il primo di creare una cosa molto male. Abbiamo discusso a un certo punto, io gli ho fatto un po' la fine, guarda, adesso vi dico, questa è l'ultima proposta, e gli ho fatto una proposta. A un certo punto un amico si è alzato e ha detto: noi siamo beduini e per i beduini conta moltissimo l'impegno di sangue. Guardandomi negli occhi, io ho detto: guarda, lei è fortunato, perché per quanto mi riguarda io sono calabrese e di sangue calabrese. A quel punto si è sciolto il clima, naturalmente è finito per una cosa pazzesca, è finito a selfie. E quindi da questo punto di vista, voi immaginate, questi diciamo capi delle tribù, diciamo, facciamo i selfie nel salone del criminale. Perché vi ho raccontato cosa? Per dirvi appunto che il legame con la Calabria è un legame non si può scegliere. E tuttavia l'elemento che io volevo dire qui è che in questa partecipazione popolare noi abbiamo un segnale molto forte, di vicinanza alla legalità, di vicinanza ad una prospettiva. Il cuore batte per la legalità e tocca a noi fare di tutto. E questo cuore che batte per la legalità non si sbaglia, perché noi la partita la vinciamo insieme con più la parte della Calabria, che è la stragrande parte della Calabria, che sa perfettamente che la lotta contro la mafia è una lotta per liberare la Calabria. E quando ci si impegna contro la mafia si fa un atto d'amore verso la Calabria, un atto d'amore verso la Calabria, perché la mafia non ama. È chiaro allora qual è la partita? È chiaro qual è il termine della discussione? È chiaro quindi perché io oggi firmo questo protocollo, non soltanto con un tratto di pena, ma lo firmo con la convinzione con la quale con questo protocollo per l'Aspromonte noi abbiamo cominciato a costruire un piccolo pezzo di un futuro più sereno, più sicuro e io mi auguro sicuramente più inclusivo per questa parte della Calabria, sapendo perfettamente che garantire la
la prospettiva e la sicurezza del lavoro. Garantire sicurezza al lavoro in altro modo significa garantire sicurezza al lavoro in Calabria. Garantire sicurezza al lavoro in Calabria significa guardare l'Italia. Per lungo tempo ci siamo interrogati se il Mezzogiorno e la Calabria potevano fare a meno dell'impegno nazionale. È venuto il momento, e ve lo dice il Ministro dell'Interno, di rovesciare la situazione. Non è il Mezzogiorno e la Calabria che hanno soltanto bisogno dell'impegno nazionale, è che l'Italia senza il Mezzogiorno e la Calabria non ce la fa. È esattamente l'opposto. E di questo dobbiamo essere sempre di più convinti, convinti da calabresi, convinti da milionari, convinti da italiani. Grazie. Grazie signor Ministro, allora possiamo procedere alla sottoscrizione del protocollo. Si può avvicinare il colonnello Scappugli, Carlea. Vai!